Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, sembra che ci sia stato un mini evento in game. Voglio farlo vedere insieme a voi, ma non sono da solo ragazzi. Ci sono due grandi ospiti graditi. Un ospite e mezzo, dai. No, mi dissocio dal... No! Non volevo. Diamo allora un saluto a Piazzone e a Croatomis. Buongiorno ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi siamo qui per cosa? Allora, oggi ci dicono che su Fortnite è venuto giù un martello, nel senso. Ora io non... Okay. Lei pensa che sia caduto? Voi pensate che sia caduto? Se l'hanno scritto, se se ne parla, evidentemente qualcosa sarà successo. Bisogna capire dove, il punto dove. Esatto, in realtà. Vogliamo fare una domanda? Andiamo a scoprirlo. Lei cosa ne pensa, Piazza? E poi la domanda è rivolta anche a Croaz, del crossover che stiano facendo tra Fortnite e gli Avengers, che andrà a prendere un sacco della nuova season. Penso che il mondo Marvel sia uno tra i più richiesti, guardati e visti al mondo. Quindi Fortnite è uno dei giochi più giocati al mondo. La Marvel è uno dei prodotti più apprezzati al mondo. Penso un connubio perfetto. Martina dice? Me. Con te Sì, ma penso anche io la stessa cosa, perché comunque Marvel è i più piccini conosciuto. Marvel, ma anche i più grandi. Cioè, assolutamente. Anche perché ci saranno sicuramente anche delle skin sicuramente assurde. Una target Marvel per gli appassionati è sicuramente un modo per avere i propri eroi sul proprio gioco preferito, diciamo, nel senso è quello. Ci informano comunque che la posizione di prima era corretta, dove prima sono caduti gli scagnozzi, ci dicono. Allora non è C6, è C5, allora, quindi dovrebbe essere dovrebbe essere signor, esattamente signor, qua C5 può essere. Lo vedo, rimaniamo in volo, lo vedo, è qua. Eccolo. Signori, c'è. Ma è palese dove sia. Eccolo là. Ok. Eccolo là. Siamo addormentati, let's go. Comunque. Quindi prima let's noi go, non lo abbiamo visto per colpa del della partita iniziata. Bisognava generare dopo che l'evento è iniziato. Assolutamente. Ed infatti, ragazzi, come vedete c'è un enorme cratere in game, come nel film di Thor, il martellone centrale. Lo stiamo vedendo, ragazzi. Eccolo qua. Io prevedo... Quindi si danno i martelli in gioco. No, scherzo. No, ma niente, si può prendere? Ma si potrà prendere? No, nessuno. Solo Thor può alzarle, naturale. Assolutamente. No, possiamo picconarci però a vicenda, intanto. No, mi scusi. Vabbè, ragazzi, quindi potrebbe anche esserci a questo punto il ritorno della società segreta. Vi ricordate come nel meteorite in Season 4? Che poi avevano costruito intorno tutte le cose. Piccono un po' di gente intanto. No, ma scusi. Vabbè, ragazzi. No, arrivano dei granate. Mi porti via. Mi porti via, il grande salto. Vabbè, ragazzi, questo era l'evento. Questo è più anarchia che evento, però va bene. Via. Ci porti via. Questo era il martello di Thor in game. Voglio ringraziare Martina la salvatrice e Piazzone. Grazie per aver partecipato alla registrazione. Niente, vi mando un saluto a tutti quelli che stanno guardando la live. Non andate via, io rimango in live. Chiudo il video però. Bella, ciao! Non andate via!